tutti dall'armeria Red Point. Oggi parliamo di lunga distanza e prendiamo in considerazione una carabina eccezionale, l'ultima carabina della Saco, il TRG M10. Questa carabina si posiziona al top di gamma Saco ed è disponibile in tre calibri diversi, 308, 300 Winchester Magnum e 338 Lapua Magnum. La caratteristica fondamentale di quest'arma è l'intercambiabilità di calibro tra i vari modelli, ovvero prendendo un modello in un calibro si possono prendere dei kit conversione e trasformare la stessa arma in un calibro superiore o inferiore in base alle esigenze. Quando si parla di intercambiabilità di calibro si intende la possibilità di poter acquistare una carabina per esempio in 338 ed acquistare successivamente un kit che comprende una canna di ricambio con un caricatore e un otturatore e poter cambiare sul campo il calibro dell'arma. Seconda caratteristica fondamentale di quest'arma è il tipo di canne che monta. Sono tutte di acciaio inossidabile rotomartellate a freddo e come potete vedere presentano delle unghiature che servono per alleggerire il peso dell'arma e soprattutto permettono alla canna di surriscaldarsi di meno avendo più superficie esposta all'ambiente che ci circonda e soprattutto una volta riscaldata si riesce a raffreddare in minor tempo. Le canne presentano le stesse caratteristiche fondamentali, ovvero hanno quattro righe destrorse e come ripeto sono tutte di acciaio inossidabile con un trattamento di fosfatazione di altissimo livello e soprattutto hanno una lunghezza che varia dai 26 ai 27 pollici in base al tipo di calibro. Il 308 porta una lunghezza di 26 pollici come il 300, il 338 invece 27 pollici. Tutti e tre i calibri e tutte e tre le canne hanno la volata filettata che prevede l'utilizzo di un freno di bocca oppure in ambito strettamente militare anche di un soppressore di suono. Particolare e estremamente intelligente e molto interessante sono questi anelli torniti sulla canna. Il calibro 308 presenta un anello tornito, il 300 Winchester ne presenta due, il 338 presenta tre anelli. Questi servono per permettere all'operatore di identificare la canna e l'otturatore dedicato in ambiente ostile con scarsissima o nulla visibilità. Per quanto riguarda lo chassis, la carabina presenta una slitta ore 12 e una slitta a ore 6. Sono tutte e due slitte Piccadilly standard NATO. Per quanto riguarda la slitta superiore è inclinata a 30 MOA su tutti e tre i modelli. Lo chassis dell'arma è realizzato in alluminio aeronautico di altissima qualità e interamente fresato dal pieno, così come di Ergal anche l'asta copricanna, che presenta appunto le fresature dell'asta Piccadilly. Per quanto riguarda il vano del caricatore, fondamentale e appunto anche scontato il fatto che è già sovradimensionato per alloggiare il caricatore del 338. Questo perché con lo stesso chassis posso alloggiare sia un caricatore di 338, sia uno di 300 che uno di 308. Le dimensioni sono le stesse, ovviamente cambiano le dimensioni interne del caricatore. Parlando dell'otturatore, possiamo notare che la geometria è tipica dei prodotti Saco, ovvero tre tenoni. Però in questo caso abbiamo un otturatore estremamente diverso da quelli del vecchio DRG in quanto ha un trattamento superficiale differente, molto più resistente e molto più durevole, ha due espulsori di cartuccia e i tenoni sono estremamente diversi sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista geometrico. Per quanto riguarda il gruppo di scatto, qui analizziamo un componente di primissima qualità, un componente estremamente complesso ma estremamente affidabile. Abbiamo un grilletto che si può regolare in inclinazione, ma soprattutto abbiamo un gruppo di scatto regolabile stesso dall'operatore e può raggiungere un peso di scatto da 0,99 fino a 2 kg circa di peso. Per quanto riguarda le regolazioni dello scatto e lo smontaggio dell'asta copricanna per accedere al manicotto che svita la canna, è presente sotto la carabina, davanti al vano del caricatore, un vano porta oggetti con dentro gli strumenti necessari all'operatore per disassemblare la carabina.
proseguendo l'analisi esterna, parliamo dell'impugnatura, la quale è estremamente ergonomica e può adattarsi, grazie alla possibilità di cambiare i dorsalini di tre misure diverse, ad ogni tipo di utente che abbia una mano slim, medium o large e che sia che uno debba sparare con i guanti che senza guanti. Infine arriviamo alla calciatura. La calciatura di quest'arma è estremamente articolata, estremamente complessa, ma allo stesso tempo estremamente funzionale. È una calciatura folding, regolabile al nasello e regolabile al calciolo. Può essere aperta in pochissimo tempo tramite un chiavistello di apertura che è posizionato dietro l'otturatore. Le regolazioni del nasello e del calciolo sono servoassistite e possono essere variate grazie a questo pulsante qui dietro, sia per quanto riguarda appunto l'estensione del calciolo che del nasello. La calciatura folding, unita al fatto che la carabina può essere disassemblata, permette a quest'arma di raggiungere delle dimensioni da smontata estremamente ridotte. Qualsiasi tipo di calibro uno intenda usare, riesce a posizionare la carabina in un contenitore di dimensioni inferiori ai 70 cm. Adesso vediamo come si smonta questo tipo di arma. Lo smontaggio è necessario sia per fare la pulizia ordinaria e straordinaria, sia per fare un'ispezione sul campo e della manutenzione ordinaria, ma soprattutto vediamo come è possibile sostituire la canna ed effettuare il cambio calibro su quest'arma. Iniziamo lo smontaggio della carabina. In questo caso prendiamo in esame il calibro 338. In dotazione c'è una chiave Torx e una chiave speciale Sago, specifica per lo smontaggio del manicotto della canna. Cominciamo levando subito l'otturatore. Lo smontaggio è convenzionale. Tiriamo via il caricatore tramite l'apposito sgancio e con la chiave Torx arriviamo al nostro vano portaoggetti. Più che un vano portaoggetti, è il vano con all'interno le tre chiavi Torx necessarie per lo smontaggio e la regolazione dello scatto e per lo smontaggio dei dorsalini dell'impugnatura. A questo punto andiamo a svitare le due viti che tengono il copricanna, così da poter esporre il manicotto di smontaggio canna. A questo punto il copricanna è svincolato. Facendo attenzione a non rigare il copricanna e la canna stessa, sfilo il tutto. A questo punto procediamo allo smontaggio del manicotto. Lo smontaggio della canna è un'operazione tecnicamente semplice ma allo stesso tempo delicata. Posiziono il rampone della chiave dentro una delle cieche presenti e allento il manicotto. Questo manicotto è serrato a 20 Nm di coppia. A questo punto il manicotto è allentato e la canna si sfila. Come potete vedere, la canna ha una sezione quadrata, in quanto deve mantenere necessariamente la stessa posizione. La posizione del manicotto invece è vincolata dal fatto che sulla mortassa dell'upper c'è una spina d'acciaio che mantiene in posizione tutto il complesso. All'interno del vano prendiamo la Torx numero 1 e procediamo alla sostituzione del dorsalino. La prima cosa da fare è chiudere la calciatura ed andare a svitare questo grano di acciaio inossidabile. Una volta svitato il grano, il dorsalino è svincolato. A questo punto prendo il dorsalino della misura desiderata, lo vado a posizionare
e richiudo il grano. In pochissimi secondi abbiamo modificato la nostra impugnatura. Come potete notare, la carabina, anche se parliamo del 338, ovvero la più grande della gamma, una volta smontata è di dimensioni estremamente compatte. Ciò permette ad un eventuale operatore, ad un eventuale professionista, di poterla trasportare all'interno di un comodissimo zaino di piccole dimensioni ed eventualmente di aviolanciarsi con la carabina al seguito. Procediamo col rimontaggio della carabina, effettuando le operazioni in maniera inversa. Ricordiamoci di posizionare le due sedi dei perni di acciaio verso l'alto. La prima spina che vedete è quella necessaria al posizionamento corretto del manicotto di tenuta della canna. La seconda spina che vedete lì giù in fondo serve a posizionare non solo la canna in maniera corretta, ma anche ad annullare l'effetto torsionale che si verifica allo sparo. Come potete vedere, la carabina adesso è riassemblata e il manicotto si è rimesso automaticamente in posizione. Le parti in scorrimento ovviamente devono essere lubrificate con oli speciali a viscosità adeguate. Il manicotto è stato serrato a 20 Nm di coppia. A questo punto possiamo reinserire l'asta copricanna, facendo sempre attenzione a non rigare la carabina stessa. Serriamo prima il perno più a ridosso, più vicino al vivo di culatta, e poi serriamo il secondo. La posizione del copricanna è obbligata, di conseguenza non possiamo sbagliarci. Richiudiamo il nostro vano portaattrezzi. Inseriamo l'otturatore semplicemente facendo scorrerlo in posizione. Inseriamo il caricatore e la carabina è pronta al fuoco. La superiore affidabilità dell'arma rispetto alle vecchie serie di RG è dovuta al fatto che sono stati selezionati dei materiali di altissimo livello e che tutti i componenti in polimero sono rinforzati in fibra di carbonio. Tutta la carabina ha finitura Ceracot, per quanto riguarda il mercato italiano solo con finitura Coyote Brown che potete vedere in questa dimostrazione. Per il mercato estero è possibile averle anche Black oppure Olive Drab. Il sacco M10 in calibro 308 ha un peso di circa 6,40 kg, 6,6 kg per il 300 Winchester Magnum e 6,5 kg per il 338 Lapua Magnum. Per una carabina di questo livello è necessario usare un'ottica adeguata. Qui abbiamo ottica US Optic 525x52, ottica Night Forza Tagre con tubo da 34, ottica Zeiss 624x56 e così via. Sono tutte ottiche indicate per fare il tiro tattico e il tiro di precisione alla lunga e lunghissima distanza. Per sfruttare al meglio la carabina con un'ottica del genere è necessario usare attacchi ottica di altissima qualità e per quanto riguarda il montaggio dell'ottica stessa sull'arma è consigliato un montaggio di livello professionale. Ad esempio, questi sono degli attacchi che ha messo a disposizione un mio cliente in quanto devo preparare una carabina per lui. Sono degli attacchi Recknagel, tutti di acciaio fresati dal pieno, sono attacchi militari di altissimo livello e per usare questa carabina al meglio è consigliato un attacco del genere o similare. Sono stato entusiasta di avervi potuto presentare questo oggetto così esclusivo, così performante, ma soprattutto un oggetto che può anche essere definito da collezione in quanto di difficile reperibilità.
arma importante, pezzo decisamente esclusivo, che va sicuramente visto ed apprezzato dal vivo. Per questo vi aspetto in armeria.